Io mi chiamo Malika e lei si chiama Afida. Lei è mia cugina, è venuta a trovarmi, ma non parla l'italiano. Malika vuol dire, nella mia lingua, vuol dire regina. Però Malika è un nome, si pronuncia Malika. È un nome arabo, perché io sono metà berbera e metà araba. Mio nonno è arrivato da un paese arabo, da noi nel mio paese, che si chiama Kenifra e che è la capitale dei berberi. Poi ha conosciuto mia nonna e l'ha sposata. Solo a quell'epoca, io parlo dell'epoca dei nonni, c'era un po' di razzismo fra berberi e arabi. Quando la famiglia di mio papà, di mio nonno, ha saputo di questo matrimonio, sono rimasti sempre un po' lontani per questo matrimonio che loro non volevano, perché noi siamo berberi. Kenifra è una piccola città bellissima, in una valle dove d'estate sono 45-46 gradi e d'inverno sono meno 8 e meno 10. Io non soffro tanto il caldo, soffro di più il freddo, perché non dura tanto da noi il freddo, è un po', nevica anche un po'. È una città che adesso ormai i berberi ci sono pochi, perché hanno cambiato tutti, che è andato all'università, da noi non c'è l'università. Anche una volta non c'erano neanche i superiori, per fare le superiori bisogna cambiare o andare a Fez o a Meknes, che sono due città imperiali, o a Rabat, che è la capitale del Marocco.